Lo vedete, dietro di me Di Maio, abbiamo il privilegio di fare lo streaming per questo suo arrivo a Porto Torres. Sta per salire sul palco e ora avremo le immagini in esclusiva. Ci siamo solo noi sul palco che possiamo riprendere l'evento. Adesso lasciamo che faccia le sue dichiarazioni stampa per il TG e noi invece siamo sul palco ad aspettarlo perché riprenderemo tutta questa mattinata a Porto Torres. Fantastica, una giornata di sole strapiena di gente. Guardate che è mattina abbastanza presto, eppure è pieno, pieno, pieno di gente. Si prevede una bella giornata, lo vedete dietro di me? Adesso ve lo faccio vedere perché vediamo. Adesso le televisioni se le portano via, però vabbè, tanto ce l'avremo sul palco, quindi ve lo faccio vedere, ma va bene, è impossibile. Guardate cosa crea quando si muove quest'uomo, guardate quanta gente c'è per lui, per sentire lui, per vedere lui, pazzesco. Questo ci fa piacere, vuol dire che la gente partecipa di nuovo, non si è arresa a questa politica indicibile, che ci ha fatto diventare un paese vecchio. Salvo qua che si vede un po' di più, guardate, guardate cosa succede qua, bello, partecipazione della gente, questo è quello che mi piace di stamattina, vero? Partecipazione di tutti, di nuovo non tutti in mettere su piazza, Facebook. certo, per forza. Allora, parte di piazza che è questo che ci interessa, cioè l'importante è che ci riprendiamo un ruolo. Poi io non distingo tra partiti, questo mi interessa, che la gente si prenda un ruolo, che partecipi, che sia cosciente, che si informi e che sia parte attiva nelle decisioni politiche che sono di tutti noi. Non sono le loro, sono di tutti noi. Se noi non partecipiamo, se non conosciamo, se non ci formiamo, se non veniamo qua, non possiamo neanche poi pretendere niente. Quindi siateci le prossime volte, chiunque venga, dobbiamo esserci sempre. Adesso ci godiamo un po' del suo discorso qui a Porto Torres, vediamo cosa ha da dirci. Estremo onore e piacere che a nome di tutta la cittadinanza accogliamo in questa città il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio. Benvenuto nella nostra città, Luigi. Sì. Ma perché? Perché ti piace proprio lui? Proprio, proprio, cioè non riesco manco a dirlo. Giovane, sincero, cioè, insomma, sì. appare questo. Venite, venite. Esplode Questo, qualcosa. questo Non esplode niente, dobbiamo. Vai, vai. Uno, due, tre. Andiamo, accendiamo l'Italia. Buongiorno a tutti, come state? Grazie di essere qui. Le piazze piene a quest'ora della mattina ci onorano e testimoniano anche le grandi aspettative che ci sono verso questo governo, che è in carica da 8 mesi e che adesso, nei prossimi 2 mesi, vi permetterà di percepire qualche miglioramento nella qualità della vita grazie al lavoro degli ultimi 8. Ci sono cittadini di questo comune che hanno fatto domanda di accesso a quel fondo. Chi ha vinto questo bando ha visto installare sul tetto di casa propria dei pannelli del comune a costo zero per la famiglia. La famiglia attinge dall'energia di quei pannelli e risparmia sulla bolletta elettrica. Quando la famiglia non attinge da quell'energia ritorna al comune, il GSE, il gestore dei servizi energetici, glielo paga e rifinanzia il fondo che installa altri pannelli sul tetto della casa di un'altra famiglia. Ora, voi l'avete fatto in maniera sperimentale con 200.000 euro e vi ringrazio perché sta funzionando. Adesso però siamo al governo nazionale, non abbiamo solo, tra virgolette, il sindaco di Porto Torres. Quindi quello che siamo venuti a dirvi qui è che questo modello Porto Torres adesso lo investiamo e lo esportiamo in tutta Italia e può diventare un modello per tutti i cittadini italiani di risparmio dell'energia, ma soprattutto permetterà anche al sindaco di avere più soldi per dare a più famiglie di Porto Torres l'occasione di utilizzare questo strumento. Però c'è un altro tema. Questa è una regione ed è un'isola che ha tantissime idee innovative che risiedono nella mente dei giovani, ma non hanno soldi per svilupparle.
Allora, grazie all'ultima legge di bilancio abbiamo creato un fondo da 1 miliardo di euro, che sono un botto di soldi, per finanziare le start-up, le idee innovative. Tutti i giovani che avranno idee innovative non dovranno più andare in Francia o a Londra a farsele finanziare dai fondi di venture capital degli altri stati europei, come è successo negli ultimi 10 anni, ma potranno avere a disposizione il Fondo Italiano Innovazione, che gli consentirà di finanziarsi un'idea innovativa e restare in questa regione, perché il nostro più grande obiettivo è lasciare i giovani sardi in Sardegna, e così dovremo fare. Matti 5, lui. Possiamo fare una foto? Vedi, ognuno ha i propri fan. C'era qualcuno che voleva fare la foto anche con me, anch'io mi prendo le mie piccole soddisfazioni. Quattro anni fa, quando lui è venuto qua per un pochettino incentivare quello che era la candidatura del sindaco attuale, ed era con lo zainetto insieme a Di Battista, sì, proprio sì, lì dietro, e gli ho fatto una domanda personale su quello che era la realtà locale di Porto Torres, e mi ha detto che lui, tra le cose che preferisce, nonostante fosse già vicepresidente del Consiglio, era quello di camminare senza la porta per sentire le persone vicine. Grazie mille, bella osservazione. Grazie, buona giornata. Questa era una bella osservazione, perché effettivamente tutti i politici vanno in giro con la scorta, e invece lui è effettivamente in giro da solo. Le persone gli vogliono solo stringere la mano, non si è sentita una lamentela, e effettivamente tutti qui per, insomma, per complimentarsi, certo, vanno incoraggiati tutti quanti, perché non è che siamo tutti contenti, cioè, non è che tutti sono contenti, hanno le loro opinioni da esprimere, i loro dissensi. Però l'atmosfera è questa, assolutamente lui libero in mezzo alla gente di dialogare, rispondere, perché risponde tanto a tutti, stringere le mani, insomma, questa dovrebbe essere la politica, è il nostro rappresentante, è giusto che noi gli poniamo delle domande, è giusto che lo avviciniamo, è giusto che vogliamo e pretendiamo delle risposte, e lui è in questo, è perfetto.